Bella a tutti, ragazzi, benvenuti, sono Mighty Mars e siamo qui oggi su Minecraft. Credo sia la prima volta che porto Minecraft sul canale perché per puro caso ho trovato nei vecchi file, nelle vecchie cartelle di un file perduto chissà dove, un salvataggio del 2014. Il canale non c'era ancora, non esisteva ancora e giocavo in solitario. Allora, qui abbiamo Carucci Carucci, questi due gigantucci che sono carini, a me piacciono, gli ho fatto anche la vestita di rampicanti col fiammiferone. Poi abbiamo praticamente fatto una mini città piena di farm che ho trovato su internet e le ho riprodotte. Adesso siamo in modalità creative, ma non tutto è stato fatto in modalità creative. Per esempio, qui abbiamo una farm agricola. E questa, per esempio, non l'ho fatta in creative, l'ho fatta in modalità normale. Infatti, per costruirla sono morto tipo 1 miliardo di volte perché ogni volta cascavo di sotto. Siccome è abbastanza complessa, perché per farla funzionare, vedete che c'è anche tutto sotto, tutti i collegamenti. Non è stato affatto facile. Vi faccio vedere. Se riesco a entrare, porca, non riesco a entrare. Allora, atterriamo precisamente. Abilità di atterraggio. Vedete sotto? È tutta ben articolata, vedete qua. E io ora se la dovessi riprodurre a distanza di 4 anni non saprei nemmeno cosa fare, come fare, quindi non tocco niente. Abbassiamo un po' l'audio perché l'avevo già abbassato, ma lo sento sempre alto. Blocchi musicali, musica, abbassiamo su, se no mi tocca urlare, non abbassano una pippa praticamente. E qui praticamente questa farm, qui manca un pezzettino però ragazzi, allora, quindi vi ricordo che questa è stata fatta senza usare la creative, ragazzi, me lo ricordo che era stato un lavoraccio anche che tutte le volte cascavo di sotto. Noi praticamente attivando questa leva, l'acqua scende, vedete? L'acqua scende e praticamente raccoglie tutto. Vedete? Qui va, merda, mi sono scordato. Andava aperto qui perché sennò allaga tutto. Complimenti, Mighty. Ho allagato tutto, bene. Non doveva finire così. Basta acqua! Aiuto! Allora, spingiamo. Qui si doveva aprire e tutta l'acqua e i semini finivano qui. Perché non si apre? Ci sarà qualche collegamento disconnesso dopo 4 anni, va bene. Basta acqua, abbiamo detto. Oh, funziona benissimo. Perché qui non torna su? Dovrebbe tornare su e bloccare l'acqua. Non blocca l'acqua, non funziona niente. Bene, come prima dimostrazione direi che è andata perfettamente. Forse è una combinazione delle due leve, ragazzi, non mi ricordo più. Così dovrebbe essere abbassato. Ah no, così è alzato. Ok, quindi poi va riseminato tutto. Praticamente questo serve per non stare a raccogliere ogni cosa tutte le volte. È una diciamo, ma nessuna ogni cosa dovrebbe essere una raccolta automatica, solamente che qui si dovrebbe aprire, non si è aperto, dovrebbe aprire qui, l'acqua cascava qui dentro e tutti i semini cascavano lì dentro a regola, e invece non è andata così, ma va bene, chi se ne frega, tanto cioè non è che ci sto a rimettere le mani. Poi qui abbiamo una farm del ferro e anche questa qui è bella grossa. Qui abbiamo i, non mi ricordo più come si chiamano, villaci. L'ho fatto in modo, non mi chiedete come perché se la dovessi rifare non me lo ricordo più, però vedo che ci sono delle porte, sicuramente le porte servono per farle spawnare. E qui c'è, ho messo l'acqua in modo tale che la corrente vada nel centro. Cascando nel centro c'è il buchettino, qui c'è diciamo la lava messa a metà per non far toccare l'acqua, questi bruciano, muoiono e poi gli oggetti, vedete qui non passa,
non si passa, passano solo gli oggetti, e sotto ci sono le ceste dove posso raccattare automaticamente il ferro. È bella grossa questa, però molto carina. Io poi vado sotto, vedete, qui ci sono tutti i collegamenti, vado sotto e qui si apro, vedete, è grossa, e ci ho messo anche questa un bel po'. Questa non mi ricordo se l'ho fatta in creative oppure no, non me lo ricordo sinceramente, però comunque anche fosse stata in creative ci ho messo un bel po', perché comunque è bella grossina. Poi qui abbiamo la farm, questa di cocomeri, principalmente cocomero, zucca, e qui a regola si clicca un tastino, zuccheri, automaticamente ho tutte le angurie, vedete? E anche qui dovrebbero nascere, diciamo, automaticamente, poi questi pistoni qua spingono, diciamo, il frutto, lo rompono automaticamente e scende qua. Quindi è molto, molto carino questo, anche per come sono fatti, sembrano dei funghi. Anche qui la meccanica, diciamo, queste sono state abbastanza semplici, però come vedete ci sono tutti i collegamenti, cioè lo dovessi rifare ci metterei 20 anni, perché non mi ricordo più neanche come si fa. Poi abbiamo anche la nostra casettina un po' particolare. Questa è la nostra casettina, questa non l'ho fatta normalmente. Qui abbiamo un altro campo addirittura, anche questo molto carino, mi piace. Qui abbiamo, tutti i buoni, cavalli, mucche, maiali, pecore, anche le pecore. Qui mi ricordo anche questo, l'ho fatto senza creative, ci ho messo un bel po' per fare sta roba qui, non sembra. Poi se lei esce gentilmente, ecco, volevo chiudere qui. Poi la casa, questa casa l'ho fatta tutta senza creative. Qui abbiamo una libreria con tutti queste casse qua, che dentro c'è un po' di tutto, non mi ricordo cosa c'è. E abbiamo la bella libreria con il libretto magico. E io avevo fatto praticamente, la mia idea era quella di fare una torre con l'acqua e il fuoco uno accanto all'altro, era abbastanza carina come idea, vedete, con queste colonne d'acqua e di lava uno accanto all'altro. Questa l'ho fatta tutta senza creative, in realtà è stata faticoso farla perché l'idea primaria non era esatta, quindi è venuta un po' strada facendo. Anche tutto questo l'ho fatto in modalità normale, ho messo veramente tanto. No, ho messo questo, via. E qui poi continua, sale, va su, insomma è una torre. In realtà qui non ci sono le scale perché ci vale col teletrasporto lassù. Però carino, poi anche qui uno volendo fare una stanza, delle scale, però a me piace parecchio queste colonne di acqua e di fuoco una accanto all'altro. E sopra c'è un'altra libreria, credo. Sì, qui c'è il buchettino perché ci arrivo col teletrasporto, però poi devo scendere in qualche maniera. Qui non so cosa volevo fare, perché per tante cose non me le ricordo più, ragazzi, però mi piace questa. E qui, ok, questa è un'altra farm, questa è di oro, questa è enorme come farm, ragazzi, anche questa ci misi tanto a farla. Questa credo molto probabilmente l'ho fatta in creativo, ragazzi, perché è un po' troppo gigantesca per farla in modello normale, vedete. Naturalmente ho scelto tutte delle farm molto piccole, vedete, cascano, si fanno del male. Sotto ci sono le ceste che raccolgono automaticamente in continuazione, molto carino. Io ho dovuto illuminare tutto perché sennò se c'è
buio e spawnano anche dentro. E questo non deve accadere. Poi anche qui vanno messe tutte queste qua. Non mi ricordo il perché, perché sennò non so, però andavano messe. Anche qui l'acqua tutta messa precisamente in una certa maniera, perché sennò non ci cascano. Quindi tutto studiato, diciamo, alla perfezione, molto carino. Ci ho messo veramente tante anche queste, perché un conto è vederle su internet, un conto farle, sono due cose diverse. Poi altre cose, c'è la forma di cactus, molto carina anche questo. Con questi cartelli qui, tutte le volte che il cactus cresce si spacca automaticamente e praticamente finisce dentro le casse in basso, dentro le ceste in basso, vedete, ci sono i raccoglitori, vedete, molto carino. Poi abbiamo delle altre farm che non so a cosa servono o come funzionano, perché non me le ricordo. Vediamo questa di che cos'era, qui non mi ricordo cosa facesse questo. Non mi ricordo. Queste sono delle vasche di ossidiana. Poi qui abbiamo tutti i teletrasporti, oro, escavatrice, torre, libreria, miniera, le varie miniere che c'è. Le miniere sono state scavate senza creative, ragazzi, perché naturalmente uno inizia senza creative e poi magari l'aggiunge alla fine. Questa è una delle farm, anche questa molto grossa e complicata. Questa è una farm che in realtà non è, non mi ricordo se la completai questa, perché era veramente una delle più complicate che ho fatto. E questa dovrebbero fare quasi tutte le pozioni del gioco, questa farm qua. E quindi era gigantesca. Non so se poi sicuramente ci sono anche degli esperti di Minecraft che forse guarderanno questo video e la sapranno riconoscere. Non so, mi sembra che non sia completa, che manca qualcosa, forse la parte in basso. Però adesso se dovessi rimetterci le mani sarebbe abbastanza micidiale, perché non mi ricordo più come cavolo funziona. Però mi ricordo che fu molto complicata farla. E qui abbiamo un ascensore. Questo doveva fungere da ascensore, non so se funziona. Vediamo un po'. No, non riesce a portarmi su. Vediamo un po'. Forse perché mi sto muovendo io. No, mi butta fuori. Praticamente dovrebbero essere una serie di pistoni che piano piano ti spingono su. E mi ricordo funzionava questo, perché mi ricordo l'ho usato varie volte. E ti dovrebbe portare su in automatico, una specie di ascensore. Anche questo adesso non fu particolarmente difficile da fare, mi ricordo. Vediamo altre cosettine. Poi ragazzi, tante cose non me le ricordo più, quindi magari se ho fatto qualche errore me lo dite. Ok, poi la miniera vi voglio far vedere, perché la miniera è veramente una roba gigantesca. Allora, la miniera, fammi un po' vedere dove vado. Ok, la miniera l'ho scavata tutta senza creative, a mano. È veramente enorme. Ragazzi, guardate qua. Tutta a mano, ragazzi. Ok, qua finisce. Però non è finita, perché ci sono varie. Oh la madonna, te che ci fai qui? Che spacchi tutto.
sti giorni. Quanti ce ne hai qui? Fammi scendere. Che carelli così nel mezzo alla via. Dove vai? Aspettami. Non vuole avere confidenze con me. Facciamo un teletrasporto. Dove vado? Ah, ok. Quindi la miniera. Sì, sono stato teletrasportato. La miniera è veramente grande. Poi c'è anche la parte di qua, che anche questa è parecchio, va abbastanza in profondità. Poi qui c'è una cascata pure, perché io avevo fatto, oltre alla ferrovia, un'altra via molto carina con l'acqua, era questa. Io praticamente prendevo la barchetta, ci andavo con la barchetta e mi tuffavo di qui. E qui praticamente si scendeva nelle miniere senza usare le scale e senza farsi male, perché quando non ero in creative, ovviamente l'unica maniera per scendere velocemente senza farsi male era l'acqua. Qui infatti segue tutta la miniera con l'acqua fino a un certo punto, perché poi anche qui non l'ho conclusa. Poi ovviamente, ragazzi, cioè, la miniera è veramente infinita, perché poi ci sono altre viottole, viottolini, che magari non ci vado con la ferrovia. Qui c'è un'incrocia, qui l'abbiamo già visto. Poi che botte sono. E comunque veramente tanta roba. Io, ragazzi, se volete, se vi piace, ci posso rimettere le mani. Non so se partire da qui o rifarlo dall'inizio. Io per me ripartire anche dall'inizio, perché naturalmente senza creative. No, però sono orgoglioso di questa mia miniera scavata senza creative, tutta a mano, perché la creative l'ho messa all'ultimo, quando comincerò a fare le farm quelle gigantesche. Però all'inizio ovviamente non è che dice compro Minecraft e parto con la creative. Uno lo fa sempre verso la fine, quando vuol provare le cose un pochino più strane. Quindi questa è stata fatta tutta in modalità sopravvivenza. Ci ho veramente messo mesi, ma io sono sempre stato un minatore su tutti i giochi di terraforming. Sono sempre stato un minatore provetto. E mi piaceva passare le ore a fondamentalmente a scavare. Da poi abbiamo anche la specie di piscina per la barca, vedete, tipo trampolino, si partiva da lassù, c'è tutto un percorso, qui per costruirlo ci ho messo un bel po'. E poi abbiamo anche un'altra ferrovia che va, che addirittura questa va, una va in cima al monte lassù, questa ferrovia qui, e una la attraversa nel mezzo. Quindi anche questa molto carina. Però adesso guardate che devo rimettere qui, perché l'acqua me l'ha portata via. Vediamo un po'. Fermi. Aspetta, io no, ha dei problemi. Ma perché torno indietro? No, ha dei problemi. Che ha tutti dei problemi. Aspettami. Vai, vai.
Vai. La cavalla. Dove va a finire? Non lo so. Aio, frena, frena! Ah no! Come c'è la discesa? Non sto scendendo. E non c'è l'elettricità, ragazzi. Ma non c'è l'elettricità, come fa a scendere? Era carina sta iperdiscesa. Scusate. Va bene, ragazzi, comunque. Il discorso è il seguente. Se volete Minecraft sul canale, me lo scrivete o spolliciate comunque sul video o mi scrivete nei commenti se volete Minecraft, mi scrivete se volete ripartire da zero o continuare qui volendo pure, però qui non cosa facciamo? Altre farm ancora? Cioè non sapete cosa fare, oppure ripartire da zero, tanto per me andrebbe anche bene perché non mi ricordo proprio una scelta di nulla, magari con qualche mod interessante, tipo mi ricordo all'ultimo utilizzavo la mod del Signore degli Anelli o la mod di Doom, c'è un bel po' di mod interessanti da per utilizzare e magari partire da zero subito con le mod, oppure fare anche il Minecraft classico, oppure magari avete già le scatole piene e non ne volete nemmeno sentire più parlare, allora magari evito, faccio qualcos'altro. Ditemi voi. Va bene, ragazzi, io comunque spero che vi sia piaciuto. Lasciate un commento, ditemi cosa volete e se caso mai ci rivediamo su Minecraft. Ciao a tutti!